E salve a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati come al solito sul mio canale, sono sempre io, Legastel90. E quest'oggi siamo su Oceano delle Tempeste, il calderone Destiny, modalità rissa. Questa partita era troppo figa e non ho resistito a portarvela qua su questo canale, perché sicuramente non vedevate l'ora di rivedere un po' Destiny. Beh, da quanto tempo è che effettivamente non vi portavo un video su questo videogioco. Beh, insomma, House of Wars ormai alle porte, si sta sempre più avvicinando il DLC, il casato dei lupi. Che cavoli, mi sembra opportuno portarvi finalmente un video di Destiny e avvisarvi che nelle settimane che verranno, in attesa dell'uscita del DLC Il Casato dei Lupi, sul secondo canale tornerà anche Destiny. Beh, l'ho messo un po' in pausa perché diciamo era andato un po' scemando l'interesse da parte di tutti, ma anche da parte mia, rivolto verso Destiny. Ma sicuramente è un gioco che adoro e ci sono ricascato, continuo adesso a nerdare su questo videogioco. E beh, allora vi porterò sul secondo canale numerosi video, soprattutto cercando di riportarvi quelle che sono le varie informazioni che verranno rilasciate settimanalmente da parte di Bungie su quello che appunto sono state l'atollo, il Reef, la prigione degli anziani, poi ci sarà anche Trials of Horizons. Insomma, ci saranno diverse cose piuttosto fighe di cui poterne parlare e creare anche un discorso tra di noi. Quindi insomma, sul secondo canale arriveranno sicuramente questi video. Questo è uno di quei momenti, signori. Entro qua dentro, bam, prendo questo, mi giro, subito quest'altro, ma non è ancora finito perché adesso ne troverò ancora un altro. Mamma mia, ma quanto cazzo sono forte. Poi sapete, quando giocate bene un video, quel gioco vi piace. E io cazzo se gioco bene su questo videogioco. Aha, mi prendi lì. Bene, doggiamo, andiamo di qua. Bene, ricarichiamo la vita. Aspettiamo. Bam, pompa. E approfittiamo anche di questo altro pollo e uccidiamolo. Io sei il massacro, signori. Ma qua vi viene duro, ragazzi. Quando giocate così c'avete un mattarello tra i pantaloni che veramente... Ma guarda quanto vi viene duro. Anche questo. Ma adesso lo sbatto su. Ma una cosa pazzesca, ragazzi. Veramente. Veramente, questi sono i momenti di libidine per un fottutissimo nerd come me. Grande, grande, ragazzi. Ebbene, comunque, rilasciando questo, maggio non sarà comunque solamente il DLC di Destiny, ma sicuramente sarà anche The Witcher 3, ragazzi. The Witcher 3! Io ve lo consiglio. Io ammetto, non ho giocato all'1 e me ne pento. Dovrei riprenderlo. Il tempo è poco, quindi finché non avrò tempo non riuscirò mai a giocarlo. Però il 2 mi è piaciuto molto. Il 3 sembra una cosa veramente spettacolare, un gioco che merita il vostro tempo. Guardate, mettete in pausa quello a cui state giocando, tanto state giocando sempre le solite cagate. No, scherzo, magari sono giochi fighi. Non so, state giocando a FIFA, a cosa? Sono giochi ripetitivi, basta FIFA, basta, rotte coglioni, ragazzi, calcio di qua, calcio di là. Ma vedete uno sport che sia uno sport, il calcio. Mettete da parte FIFA e pensate per un attimo, non dico di comprarlo per forza Witcher 3, perché magari non è il vostro genere, però pensateci, cazzo, The Witcher... Mi guardo qualche video. Guardiamo i video alle 3. I vari video che stanno uscendo in questo periodo. Cazzo, sembra figo. Oppure, cazzo, no, non è un gioco che fa per me. Ma non lo comprerò mai. Però pensateci un attimo, no? Pensateci se vale la pena o meno comprarlo ed effettuare magari il pre-order o meno. Insomma, cioè non è che siete sempre obbligati. Il pre-order è una questione che voglio anche poi parlare, magari in un altro video. Sarà il fatto pre-order. Ultimamente, cioè, negli ultimi anni ci si è abituati a preordinare qualsiasi videogioco come se fosse quasi una necessità. Ma ultimamente questa moda sta anche un po' passando. Beh, comunque poi vedremo più là. Beh, comunque, che ne pensate di questo The Witcher? A me ispira tantissimo, non vedo l'ora che esca, penso sia veramente una figata pazzesca. Però torniamo a Destiny, visto che il video di Destiny, poi vi lamentate che non parlo di Destiny. Questa grande mossa, non prendo le pesanti, ma uccido quello che ha preso le pesanti. Praticamente neutralizzo tutto, tutto il suo vantaggio che aveva. E tu che vuoi fare? Invisibile, ma io ti vedo. C'è la ricompensa che si chiama ti vedo, ecco, questa è una battuta. Adesso tu fai finta di ridere. Dopodiché fai così, battuta di merda, così nessuno lo sente. Comunque, aspettate un attimo, ok, esce questo, questi update settimanali il mercoledì alle ore 8 di sera. Beh, vi voglio dire che dalle ore 9, anche già da questa sera, io farò una stream in cui giocherò probabilmente in questo periodo allo Stendero di Ferro, poi quello che ci sarà, vai, giocherò a Destiny, ma al tempo stesso vi inviterò magari in un TeamSpeak che vi darò nella stream di Twitch per parlare di questo DLC, insomma andare a discutere delle novità che andremo a vedere nel mentre, quindi registrerò il tutto e andrò a tagliare magari alcuni dei momenti delle nostre conversazioni che metterò poi in un video che caricherò sul secondo canale. Quindi in pratica ogni mercoledì da qui all'uscita del DLC intorno alle 9 di sera vi sarà una stream su Twitch TV dove io normalmente giocherò a Destiny, ma in particolar modo metterò a disposizione un mio TeamSpeak, che è un TeamSpeak privato, è il mio, non, che cioè
vi darò l'IP, vi collegate, io man mano vi trascino sotto nella mia stanza e si fanno due chiacchiere inerenti al DLC. Quindi si crea una discussione, si parla, vi faccio, non so, voi mi fate le domande, io rispondo, io faccio delle domande a voi, ecco, un piccolo discorso tra noi. Questa è una cosa figa, perché poi ritaglio tutto e metto il tutto in un video. Tanto guardo il video, ma ragazzi, sono forte, ma... Miglia. Perché ci ho sputato sulle unghie, non lo so, generalmente si soffia solo, ma io ci sputo. Che bello, quindi anche questa idea, no, di questa stream così cambiare un po', no? Quindi mi raccomando, seguitemi su Twitch qua sotto. Il microfono è imploso. E qui, con questa vittoria, il Signore sia lodato, grazie di avermi benedetto. Non ho capito. Grazie di questa grandissima, meravigliosa vittoria. Io vi saluto, vi invito a lasciare un meraviglioso, cazzutissimo, fighissimo like che solamente voi potete lasciare, perché siete delle persone meravigliose e importantissime. Vi ho sviolinato abbastanza per cercare di raccogliere un like, quindi adesso può bastare. Mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un commentino qua sotto con le vostre impressioni, commenti e spam. Così tanto viene, lo spam viene generalmente bloccato in automatico. E noi ci becchiamo prossimamente con gli altri video, con i prossimi video, primo canale, secondo canale, Twitch TV. Mi raccomando, non perdetevi. Ciao! Compra i tuoi videogiochi su kinguin.it e utilizza il codice sconto LEGO per avere il 3% di sconto. Beh ragazzi, sì, non so, ditemi una cosa, se io vi metto a fine video la pubblicità, perché questa è pubblicità, questa è pura, semplice, schifosissima, lezza pubblicità, vi dà fastidio? Perché allora all'inizio del video non si può vedere, non è che posso iniziare il video, cioè da kinguin.it, compra i tuoi videogiochi, e mi sembra un po' fa un po' schifo. Però se ve lo metto alla fine video, voi avete visto il video, ve lo siete goduto, vi è piaciuto, va fatto schifo, non mi importa, ma alla fine ormai, insomma, tutto è passato, pubblicità. Vi dà fastidio? Perché se vi desse fastidio, come al solito, me lo fate sapere. E io a fine del video non metterò questa clip in cui dico compra i tuoi videogiochi che sono bla bla bla, eccetera eccetera. Oppure lo farò solo un video ogni tre, un video ogni due, non sempre. Ecco, ditemi se la cosa vi turba o meno, altrimenti ci sarà sempre praticamente la frase: hey, compra i tuoi videogiochi su kinguin.it, utilizza il codice sconto LEGO per il 3% di sconto e mi raccomando, clicca qua sotto per il referral e blig boni, vabbè, comunque avete capito. Vabbè, ditemi se vi dà fastidio, scrivetemi qua sotto, nella chat privata.